Allora, il muro. Allora, è un po' complesso secondo me il discorso. A me una cosa che ha aiutato molto è ragionare per situazioni diverse. Allora, quindi ragionare per praticamente posizione dell'alzatore avversario, quella che insomma parliamo in gergo tecnico, tanto siamo è un appuntamento tecnico. Allora, quando l'alzatore doppia più e più, secondo me devi ragionare in un modo, dalla punto esclamativo alla meno o i contrattacchi devi un po' cambiare il file. Allora, tu con la doppia più e più devi sapere che non hai tempo di fare quasi niente e lì è anche, devo dire, molto importante la tattica, perché in Serie 1, comunque a livello internazionale, con la doppia più e la più, se tu hai in mente tutte e quattro le opzioni, quindi primo tempo, pipe, posto 4, posto 2, è veramente tosta. Quindi sicuramente lì un po' lo studio della partita, qua vedevo la chat, qualcuno parlava dello studio della partita, lì un po' serve, perché insomma se tu vai a giocare contro Bruninho, insomma, o contro De Cecco, insomma, fai fatica. Invece, e lì non è quasi mai un problema, secondo me, di mani, è un problema di spostamento. Allora devi capire se spostarti dal centro della rete e come fare a riuscire a mettere sopra la rete comunque un piano di rimbalzo. Poi questo magari è la mia situazione, la mia idea, perché diciamo il mio non è mai stato casomai un problema di mani, l'ho sempre messa abbastanza bene se riuscivo a metterlo. Il problema era trovare un modo in cui spostarmi ed andare dove si alzava. Per me è molto molto importante, non lo so, però questo sono io, è una cosa che io mi concentro molto a guardare l'alzatore avversario. Io non guardo mai la palla. Io anche se c'è una recezione alta 10 metri, cerco di non staccare mai gli occhi dall'alzatore, perché secondo me riesce a guadagnare quel qualcosina per capire prima dove alzerà. E lì, come dicevano i ragazzi prima, serve anche un po' capire contro chi, sapere con chi giochi. Perché se tu stai giocando contro De Cecco, è chiaro che devi sapere che lui magari ti farà vedere una cosa e in realtà ne farà una al contrario, perché lui sa già che sta giocando contro di te. Se giochi contro un alzatore che non è De Cecco, quello ti dà secondo me un po' più di informazioni, però non è che giochi tutte le domeniche contro De Cecco, ecco. E quindi è molto importante sapere chi hai di là, e lì, come dicevano loro, insomma, i video pre-partita servono, e anche un po' di esperienza, insomma, di aver giocato più volte contro lo stesso alzatore. Invece tutto diverso è quando gli alzatori alzano un contrattacco di palla alta o magari da una recezione sui 3 o 4 metri e la palla diventa un po' più morbida. Insomma, dei 3-4 metri, adesso i ragazzi giocano la stessa tipo di palla, in realtà dalla più, però anche lì dipende un po' con chi giochi, però dai 4-5 metri che la palla si ammorbidisce, non hai un problema di spostamento perché ci arrivi, e a quel punto è molto importante il piano di rimbalzo con le mani, però lì insomma saprai che gli attaccanti attaccheranno alto perché loro sanno che tu sei a muro, e quindi insomma lì un po' di sensibilità delle mani e capire quanto vogliono tirare alto e tenere un po' più duro. Insomma, lì è una questione un po' più di, come dire, di fisico, no? Lì si gioca un po' più sul fisico la sfida. E insomma, ci tengo a questa cosa, secondo me può aiutare, perché non la sento molto spesso. Io non stacco mai gli occhi dall'alzatore, perché se tu, soprattutto all'ultimo momento, anche con una ricezione buona, fai così per guardare il centrale dov'è e poi rimetti gli occhi sull'alzatore, è dura, insomma. E poi quello che ho sempre cercato di fare è evitare quello che io chiamo il saltino. Cioè, l'idea era la lettura, quindi volevo leggere, però mi sembrava che quello fosse un primo tempo, allora faccio un saltino e la palla invece va o a pipe o va di qua o va di là. Assuna ha deciso di fare lettura, fa lettura. Quando vede che c'è il primo tempo, poi mette sulle mani, magari tocchi qualcosa, magari prendi dall'avversario un buco sui 3 metri, però se hai fatto lettura, perché si comincia a fare i saltini, perché mi sembrava che, e
è difficile e poi hai veramente, ti costruisci troppo poche chance per fare muro. Quindi, insomma, come si insegnava una volta, lettura si salta dopo. Se uno fa lettura e la palla va fuori, qualcosa devo riuscire a fare. Questo è quello che penso io quando vado a murare, insomma. Però mi sono anche confrontato molto con tanti miei pari ruolo, quindi rispondo per me, perché non può essere proprio una cosa generale. Tanti ragazzi, anche centrali, non piacciono tante informazioni, perché vanno un po', cioè, troppa roba. A me, io non ho problemi se un allenatore mi dà tante informazioni. Tante informazioni potrebbe voler dire, allora, più uno, facciamo centro-dietro, quindi c'è centro, dietro, pipe, avanti è l'ultima situazione, però se la recezione è spostata in quattro, allora è tutto avanti. Questo potrebbe essere un foglio report di una preparazione di partita del mio livello. Io non ho problemi con questa cosa, però magari c'è, e questo per ogni rotazione ovviamente, scusate, questa era solo la più uno, poi ci sono tutte le altre sei. È tanta roba, a me piace, però insomma c'è chi pensa che sia troppo, vedo che anche gli allenatori stanno un po' evolvendo, tanti allenatori non mettono più le percentuali, perché le percentuali di distribuzione, insomma, poi sono, magari pensano che siano troppa roba o possano essere non troppo utili. Devo dire che quando il livello si alza molto, come dicevo prima, se non hai niente a cui aggrapparti è un po' dura, insomma. Cioè, se vai a giocare contro la Lube adesso e dici adesso c'ho Simon, poi c'ho la Pipe di Osmani, di qua c'ho Leal. Insomma, se non c'hai le idee chiare è dura portare a casa qualcosa. E allora lì, insomma, un po' la tattica di squadra, anche perché poi non è solo la tua, è lì qualcosa direi che è indispensabile, cioè della serie, stiamo tutti stretti, dietro facciamo come se non esiste e se la da dietro vediamo quello che succede, però questo, diciamo, dipende anche molto dal livello qua, più il livello è alto e più devi secondo me preparare, più il livello un po' si abbassa un po', pure la, diciamo, magari c'hai le possibilità di gestire un po' la situazione, perché ti affidi al fatto che i ragazzi sappiano leggere la situazione. Ecco.